È stato finalmente ripristinato l'impianto di riscaldamento presso il Palazzetto dello Sport di Cardito ad Ariano Irpino, così come annunciato dall'assessore allo sport del comune di Ariano Irpino, Mario Manganiello. Una situazione che è andata avanti tra numerose polemiche sollevate sia dai cittadini che dalle società sportive che usufruiscono della struttura in occasione delle varie gare che si disputano al palazzetto. Immediatamente l'assessore e i tecnici del comune sono intervenuti avviando i necessari sopralluoghi e da qui l'intervento risolutivo. Si ricorda che l'impianto sarà una vetrina importante per le prossime Universiadi, tanto attese per inserire la città in un circuito internazionale. Il Palazzetto dello Sport è interessato dai lavori per le Universiadi del prossimo anno, quindi si voleva attendere questo finanziamento e la certezza di questo finanziamento. Nel momento in cui si è avuto, noi abbiamo anticipato una somma per poter ripristinare l'impianto di riscaldamento del palazzetto, aggiustando anche l'acqua calda negli spogliatoi, che dice che era un po' carente, non aveva pressione, quindi siamo riusciti a sistemare tutto con un impianto veramente radicale, che queste somme andranno ad aggiungersi a quelle che poi ci arriveranno per le Universiadi e quindi speriamo in un bel restyling del palazzetto, che ha bisogno di un po' di manutenzione.